e Pirlo che allarga per Chiellini, il cross in mezzo, la deviazione è di Quagliarella che però non trova la porta, sono passati appena 5 minuti. Ne passano 21 e c'è una punizione per la Lazio, la tira Ledesma ma Buffon blocca tutto facilmente. Ancora pericolosa la Juventus al 28esimo, Pepe lo vedete a tu per tu con Federico Marchetti che è bravissimo addirittura a bloccare il rasoterra di Pepe. 2 minuti dopo è ancora Pepe, guardate che bella azione quella del giocatore di Roma, per lui è quasi una sorta di derby, infatti la Lazio segna sempre, stop e poi gol in rovesciata sfruttando l'assist di Pirlo in posizione regolare, si arrampica addirittura per andare ad esultare Antonio Conte, eccolo qua, lo vediamo anche da questa angolazione. Guardate che tentativo adesso di Vidal da 60 metri abbondanti, è decisiva la deviazione di Marchetti, veniva giù lo stadio, se Vidal segnava questo gol, Marchetti straordinario. È in un momento di forma eccezionale Marchetti. Anche per quello che state per vedere, salva in questa occasione Lipsteiner per Quagliarella che si libera bene di Akite e Marchetti dice di no in controtempo. Allora, 38esimo adesso, c'è un'altra clamorosa palla gol per la Juventus. Pirlo è il solito geometra di qualità, Lipsteiner la mette dietro per Vucinic che tira però morbido e così di Akite è salva. Una partita pazzesca abbiamo detto per Marchetti, ma una partita pazzesca anche per Andrea Pirlo. Guardate un po' in questa occasione, al 41esimo va da Vidal e il tiro è velenoso, salvato ancora una volta da Marchetti. E poi succede quello che nessuno si aspettava lì allo Juventus Stadium, la Lazio si affaccia in avanti, il cross in mezzo, Mauri di testa, dimenticato da Bonucci, tenta Lipsteiner di accorciare, ma l'errore sembra di Bonucci, Mauri va a fare 1-1 e così si va negli spogliatoi. Nel secondo tempo poi la Lazio sembra più attiva, soprattutto nello sfruttare alcuni contropiedi, però era ancora la Juventus a rendersi pericolosa, in questo caso con Vucinic al 7° minuto. Poi al 12esimo c'è Pirlo che tenta da quella posizione di tirare direttamente in porta. Federico Marchetti però non si fa certo sorprendere. Prove di gol poi per Del Piero. Al 33esimo viene servito da Vidal, però in questa occasione calcia un po' troppo debole. Però Del Piero c'è e si vede. Intanto al 34esimo, quindi un minuto più tardi dopo questa occasione, ancora Lipsteiner sfonda sulla destra, liberato benissimo da Pirlo, la mette in mezzo dove però Chiellini, che chissà come mai era lì, non ha la prontezza e i riflessi dell'attaccante di razza. E poi Del Piero. Del Piero, l'uomo della storia, una punizione da lontano, Marchetti in questo caso viene ingannato, fa un passo nella direzione sbagliata, l'unico errore per lui di questa partita, se ne approfitta, l'uomo della storia. Anche sì, deve essere brava anche la Juventus a fare i